MG1 lanci missili, passo! Affermativo! Passo, passo, aspetta, c'è una macchina di mezzo! Colpi andati a segno, passo! E ciao a tutti sbielatori, benvenuti in questo nuovo mio fantastico video, perché finalmente oggi andremo a fare un bel giretto in quel di Milano con tanti miei amici, che non vi svelo quali sono e chi sono perché le vedrete man mano durante il video. Vi spiegherò anche perché sono fortunato ad andare oggi a Milano con la MG, dato che ho avuto un piccolo problema, ma vi spiego per strada. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e ci vediamo per strada. Volevi? Non posso farla quell'altra, purtroppo. Dai, facciamola sta benzina. Stiamo facendo il rifornimento, intanto che aspettiamo il nostro caro amico Squalo, che ha anche fatto delle modifiche sulla sua A45S. È la prima volta che la vedo con le modifiche, quindi sono curioso. Forse faremo anche un video, dato che ce l'aveva promesso. Anche se non siamo arrivati ancora ai 5.000 like su quel video famoso, dove appunto abbiamo fatto la promessa finale dicendo che me la faceva anche provare. Quindi tutti a mettere like. Ok ragazzi, siamo in autostrada in questo momento, fra 10 km usciamo e andiamo a incontrare il mio caro amico Meroni, che ha una bellissima MG GT63. Dietro abbiamo un altro mio amico con un Audi A3 e dietro ancora abbiamo lo Squalo, che abbiamo incontrato prima. Bene, noi ci vediamo quando incontriamo Meroni, perché è inutile stare qua a parlare in autostrada che non si sente niente con questo scarico Armitrix che fa un macello anche a 1200 giri. A più tardi. Bene, come potete vedere abbiamo appena incontrato Meroni e adesso stiamo andando a pranzo qua in zona, una cosa veloce, e poi direzione Milano Centro, via Monte Napoleone, a fare il baccano, come piace a noi. One hour later. Bella raga, giorno di paga. Bella raga, abbiamo appena finito di pranzare, ho mangiato una bella pinsa, una pizza romana. Non sapevo neanche dell'esistenza, però buona, molto buona. Adesso piccolo rifornimento alle bestie, perché sono sempre assetate. Questo bel V8 che abbiamo accanto, GT63. Presto un video con quella bestia, perché merita davvero. Là davanti abbiamo ancora la 45S e là una bella RS3. Ah no, no scherzo, una bella A3. Molto bella però, bei cerchioni. Ottimo rifornimento fatto, nel traffico schiaccio sport. Partiamo, ci vediamo a Milano Centro. Ragazzi, ho già fatto suonare un allarme, che si fa sempre riconoscere. Stiamo arrivando, siamo in centro ormai, c'è molto traffico. Mustang qua così sobria, molto bella, molto carina. Godetevi un po' di clip, serie e rumorose soprattutto. Ah, ok. MG1 lanci missili, passo. Affermativo. Passo, passo, aspetta, c'è una macchina di mezzo. Colpi andati a segno, passo. Come potete vedere ragazzi, siamo muniti in maniera professionale di radiotrasmittenti, con quelli seri. Hai capito quanto è bestifra la MG2? MG2 parte, MG2 parte. Bella pestifra. Ah sì, non ho mai. Ma niente allora, anche se ti sono. Vai piano. Piano, però non si vede più. Ah no, ci sono posti. Ah ok. Bene ragazzi. Ma si accende la luce. Cambia tanto. Siamo usciti adesso dal parcheggio sotterraneo dove abbiamo lasciato le macchine per andare prima a fare una camminata e andare a bere qualcosa al bar. Adesso prendiamo tutte le macchine e ci dirigiamo, penso, in una zona industriale, comunque un posto carino per fare qualche clip o un video o una foto. E qua siamo anche con i nostri amici poliziotti, polizia locale di Milano. Salutateli, che bello. Vorrei proprio dal profondo del cuore mettere in P, quindi cambio in normale senza marce, accelerare, però lo faccio adesso.
Sai cosa? Sono proprio fermi, figa. Ecco, facciamo anche la porta a scendere. A few moments later. Diciamo che mi voglio far sempre riconoscere, però nel mio modo, tirando le bengate, bam bam. Adesso ci accostiamo a questi bravi ragazzi. Cos'è il vostro? Ibrida. Ibrida? Tu scherzi, ibrida non davvero. Davvero? Certo, c'ho 22 cavalli. Dietro. Oddio. Ed eccoci qua ragazzi, giunti finalmente alla fine di questo video. Video particolare, difficile anche da editare perché è stato molto molto movimentato. Però capite che quando c'è tanta gente è difficile registrare, è difficile organizzarsi a fare delle cose, dei giri o comunque andare in determinati posti. Prima di fare le conclusioni, le solite, volevo anche spiegarvi quello che volevo dirvi all'inizio, ovvero che sono stato fortunato ad avere la Mingue oggi, dato che l'ultima volta, settimana scorsa, l'ho usata sempre a venire a Milano, però nel viaggio di ritorno ho avuto un piccolo ma grande inconveniente, dato che giunti al casello ho cominciato a sentire un ticchettio costante, ma che aumentava anche sempre di forza, di rumore. Mi sono fermato, ho aperto il cofano e dopo un piccolo esamino ho constatato che avevo un problema alla ventola. Portata dal meccanico questo lunedì, la MG sta scalando perché si vede che è un po' in affanno, è andata in quinta. Nel frattempo stavo dicendo, portata dal meccanico, sempre siccome sono sfigato nella vita, ordiniamo subito il pezzo che c'è in Italia, arriva, ventola rotta, quindi si rispedisce indietro. Si contatta ancora Mercedes e dicono che l'altro pezzo però è in Germania. Allora si ordina subito. E c'era un altro inconveniente, perché sapete, ve lo ripeto ancora, sono sfigato, sarebbe arrivata durante questa settimana. Quindi ero lì un po' perplesso se prendere sul Dodge o col Dodge. Sono stato fortunato, è arrivata venerdì stratardi di pomeriggio. Il meccanico mi ha fatto un mega favore, ha preso e ha montato sul tutto. È arrivata una bella botta anche perché costa parecchio, una cavolo di ventola, non si sa il motivo per cui si è rotta, spero che non ricapiti perché davvero costa davvero tanto. Oggi l'ho provata, è andato tutto bene, funzionava perfettamente e speriamo di andare avanti ancora qualche chilometro senza alcun intoppo. Basta, ho finito qua con il mio discorso, arriviamo alle conclusioni. Vi chiedo gentilmente, come al solito, di lasciare tantissimi like, tantissimi commenti, condividere il più possibile con i vostri amici il video. Andate a seguirmi tutti su Instagram, andate a seguire anche i ragazzi che c'erano oggi con la macchina, quindi Squalo e Meroni. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, svelatori!